Un questionario aperto e anonimo rivolto a sindaci, amministratori, associazioni e cittadini è online sul sito della città metropolitana di Torino, con l'obiettivo di concertare la filosofia e gli obiettivi prioritari del piano strategico di cui il nuovo ente di area vasta dovrà dotarsi per indirizzare la pianificazione e la programmazione con il coinvolgimento e la condivisione di tutti i 315 comuni della città metropolitana. Il questionario è stato presentato durante i lavori della Commissione Piano Strategico del Consiglio Metropolitano, presieduta dal sindaco di Grugliasco Roberto Montà. Servirà a fare il punto su quali conoscenze hanno amministratori e cittadini della città metropolitana a un anno dal suo insediamento e per capire quali esigenze di sviluppo sono considerate prioritarie per il futuro del territorio. I risultati del questionario verranno affiancati da uno studio dell'IRES Piemonte che ha fotografato il territorio secondo tre differenti assi: socio-economico, infrastrutturale, ambientale. Il piano strategico della città metropolitana verrà presentato e discusso con tutte le realtà del territorio, sia in incontri generali che nelle singole zone omogenee. Entro aprile sarà redatto il documento da presentare alla conferenza metropolitana dei 315 sindaci e il piano verrà poi adottato dal Consiglio metropolitano che provvederà ogni anno alla sua revisione e all'adeguamento. Sulla base di queste informazioni, di questi dati, è giustificato l'esistenza di una città metropolitana rispetto al passato? Ma se si guardano le variazioni dei sistemi locali del lavoro, che sono delle entità territoriali dell'Istat, che l'Istat produce in ogni censimento, per capire dove avvengono i flussi pendolari per lavoro. Dal 91 al 2011 si nota un forte cambiamento di Torino. Il bacino territoriale in qualche modo in cui si svolge l'attività socio-economica dei residenti, quindi dove in qualche modo la gente si muove e lavora giornalmente, vede Torino aprirsi e allargarsi notevolmente, per cui non soltanto una volta interessava solo la prima e la seconda cintura, adesso interessa parti di aree montane, tipo ad esempio si arriva fino a Lanzo e quindi si è molto esteso. Per cui l'idea di una città metropolitana a livello provinciale sì, si sta formando, nel tempo si sta formando, ecco. Non è ancora formato questo grande comune, non so come dire, questa grande area socio-economica, però se si guardano i dati la tendenza è quella. Oggi si è avviato questo percorso partendo dall'analisi dei dati della ricerca che l'IRES ci ha messo a disposizione sulla situazione socio-economica, ambientale e infrastrutturale del territorio della città metropolitana. I prossimi passaggi saranno le audizioni in due forum che faremo con gli attori sociali e istituzionali del territorio della città metropolitana per condividere con loro esigenze, bisogni e la possibilità anche di interventi che stiano all'interno della pianificazione strategica. Successivamente ci sarà il giro nelle aree omogenee per provare ad ascoltare anche il territorio e i loro bisogni per poi provare a confezionare un unico documento entro la fine di aprile.